mi sto collegando con la dottoressa Antonella Noce, medico estetico, per parlare di bellezza e soprattutto tratteremo l'argomento bellezza dello sguardo. Continueremo a parlare di bellezza dello sguardo, di come fare. Eccoti qui Antonella, buon pomeriggio! Pomeriggio a te, va un po' meglio con la luce, ho cercato di fare qualcosa, non so, Va si vede meglio. assolutamente meglio, sei più chiara, assolutamente sì, in tutto il tuo splendore. Scusa il ritardo, ma ho terminato improvvisamente il mio eyeliner e mi sono dovuta improvvisare un eyeliner che mi ha pasticciato un pochino. Comunque ho cercato di rimediare al danno. Ok. Antonella, allora, la nostra prima diretta è andata benissimo, abbiamo avuto un gran successo. Dire di sì, anzi vorrei ringraziare tutti perché dopo sono stata contattata cortesemente da tante persone che non conoscevo, ho avuto il piacere comunque di relazionarmi con loro e colgo l'occasione per dire che comunque io rimango a disposizione di tutti, cioè anche dopo la diretta se volete dei chiarimenti, se volete sapere qualcosa di più o anche qualcosa vostra personale, volete chiedermi qualcosa. Non è subordinato assolutamente al fatto che poi veniate o meno da me, assolutamente no. Questa è un'iniziativa che stiamo avendo con Brigida di informazione e quindi tale deve essere, va benissimo se qualcuno ha una problematica da espormi o una curiosità, se magari un trattamento può essere adatto o meno, io rimango comunque a disposizione. Ma appunto per questo tu sei qui con noi oggi pomeriggio, appunto per la tua grande disponibilità, per la tua dolcezza, la tua professionalità. Io ti ammiro e mi fa piacere condividere con il mondo questa mia conoscenza con tutti. Quindi Bene, bene, sono contenta mi fa pure piacere che gli altri ti conoscano e che possano anche loro approfittare della tua saggezza e della tua, appunto, sì. la mia prudenza. La tua prudenza, ecco, perché voi dovete sapere che la dottoressa Noce mi ha anche fatto conoscere un'applicazione per andare a studiare ancora meglio, quindi ora siamo rovinate, assolutamente rovinate, i principi attivi che ci sono all'interno dei cosmetici che noi utilizziamo tutti i giorni. Quindi Questo dovremmo andare a fare anche. conoscere in maniera dettagliata quello che è l'INCI di un prodotto. E infatti già che io avevo sempre qualche dubbio e qualche remora sul proporvi qualcosa, adesso con questa applicazione abbiamo finito praticamente. È difficilissimo. Allora, continuiamo. Approfondire le cose che ci vengono dette, perché purtroppo nel campo dell'estetica, ma tutto il campo dell'estetica, anche il tuo, Brigida, chirurgia plastica, medicina estetica, il Trucco campo di semipermanente, pigmenti. tutto, c'è tanto marketing, bisogna stare attenti e rivolgersi a professionisti seri che studiano, che si informano e quindi poi propongono di conseguenza le loro conoscenze. Assolutamente. Bene, mi è piaciuta la mia app. La tua presentazione, assolutamente. E la stessa attenzione hai tu su tutto quello che utilizzi nel tuo studio e appunto sui tuoi pazienti, sia iniettabili che non, giusto? Stai molto, molto attenta agli ingredienti e ai principi attivi che ci sono all'interno di quello che tu inietti, sia come biostimolazione che come Botox che come altro. Sì, assolutamente, ma per questo è importante, ma non soltanto da me, io non sono qui per pubblicizzarmi, vorrei E proprio fai bene essere. a specificarlo che noi non siamo qui per pubblicizzare Stiamo o facendo. per. Ok. Io vorrei che si capisse che un paziente, quando va da un medico, deve essere tutelato a 360 gradi. Significa che voi pazienti avete il diritto di sapere cosa vi si sta somministrando e avete il diritto di sapere anche il meccanismo di azione di quello che state andando a fare, sia un macchinario che un principio attivo o altro, e avete il diritto di richiedere una certificazione di quello che vi si fa. Infatti anche quando viene Brigida, che ripeto non ha bisogno di niente, ma ogni E tanto viene per farsi qualcosa, adesso, anche dopo questa quarantena, mi dovrai rifare tutta. lei. No, non credo proprio, No, guarda, per non dire, nel senso, quella in mia bella questo. biostimolazione che faccio ogni mese, me la sicuramente verrò a fare.
Ok? Allora, ma Dopodiché. parliamo adesso di occhi, di bellezza dello sguardo. Durante la precedente diretta abbiamo approfondito questo argomento e abbiamo parlato di carbossiterapia per schiarire, levigare e drenare il nostro contorno occhi, migliorare la circolazione sia per le occhiaie che per le borse. Esatto, sì. Abbiamo parlato di anche di altri campi di applicazione della carbossiterapia e poi andremo a chiudere e completare l'argomento della carbossiterapia quando parleremo del corpo e di appunto campi di applicazione sul corpo della carbossiterapia, quali possono essere, abbiamo accennato l'altra volta, cellulite, ritenzione idrica, ma anche l'acidità della pelle. La funzione principale della carbossi è quella, infatti per questo mi aggancio a quello che ho detto prima, capire il meccanismo di azione delle cose che vi vengono fatte. Non c'è un macchinario che nasce perché è di moda, perché è miracoloso. Deve avere un meccanismo d'azione studiato, compreso e comprensibile anche dai non addetti al lavoro. Quindi ritorniamo al discorso della carbossi e ripetiamo che funziona. Perché riossigena il tessuto e favorisce gli scambi circolatori e anche a livello della microcircolazione si ha un grande miglioramento. Poi dovete sapere che il miglior nutrimento, ecco perché anche l'alimentazione è importante, avviene dall'interno del corpo. Un corpo sano, un corpo ben nutrito, ben irrorato, non avrà problemi di lassità, di cellulite. Certo, con l'età un po' di lassità ci sarà, quello può essere anche fisiologico, ma non sarà mai gravissima come un corpo malnutrito. Ecco perché, ecco. Quindi la carbossi in questo senso serve per migliorare il nutrimento a livello cellulare, migliorando gli scambi di ossigeno, quindi riossigenando la pelle. Quindi grande applicazione sul corpo, grande, veramente bellissima. Questa sì, E io notevole. posso confermare, quindi noi siamo i migliori medici di noi stessi, questo vuoi dire. Ok, ma a parte questo, adesso continuiamo a parlare di bellezza dello sguardo, perché poi c'è un punto, anche se mangiamo bene, ci alimentiamo bene, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, massaggi, massaggi del corpo, massaggi facciali, ginnastica facciale, applicazione delle creme, c'è un punto che arriva per tutti in cui abbiamo bisogno di un piccolo aiutino. Non dico di stravolgere la nostra figura, la nostra persona, perché io sono sempre per mantenere intatti e inalterati i nostri lineamenti, perché un po' di imperfezione ci sta, perché la ricerca della perfezione porta, ahimè, alla catastrofe. Però arriva un punto in cui abbiamo bisogno di qualcosa e là entri in gioco tu. Quindi abbiamo parlato di carbossiterapia e adesso mi piacerebbe parlare di Botox, uno dei trattamenti che io più amo e che ritengo essere uno dei trattamenti meno invasivi. Cioè, nel Vero. senso che non modificano, soprattutto se fatto bene, in nessun modo i nostri lineamenti. Se è fatto bene, perché poi ovviamente. È un'arma molto potente, quindi bisogna non soltanto conoscere la tecnica, proprio la modalità di applicazione del Botox, quindi diciamo avere fatto degli studi per quanto riguarda proprio specifici su come si fa il Botox, ma bisogna avere, diciamo, l'accortezza e anche il buon gusto di studiare il viso del paziente che si ha davanti per poi modulare questo trattamento e personalizzarlo. Ecco, anche capire il tipo di persona, se io ho una persona che ha un aspetto, una signora grande, no, non vado a sparare chissà quale dose per marmorizzarle la faccia, Ecco. assolutamente, ma attenuo i segni di espressione e soprattutto la stanchezza. Ecco, il Botox ha questo di molto bello, si cancella quella stanchezza che si ha a fine giornata o quella lieve tristezza di base che abbiamo un po' tutti perché siamo un po' stanchi, perché siamo un po' presi da tante cose. Quella cosa viene assolutamente mitigata, quindi non c'è una ruga sì o una ruga no, cioè non c'è un livello di cancellazione della ruga, c'è un'attenuazione notevole con un bel risultato estetico che è quello della piacevolezza del volto, che è proprio quello che noi vogliamo ricercare poi alla fine, ecco. Allora, per quanto riguarda la mia esperienza,
Una cosa che noto subito è una pelle più luminosa, più distesa, la pelle della fronte diventa subito luminosissima, risplende, è subito distesa. Le sopracciglia, soprattutto se fatto bene, riescono anche a sollevarsi un pochino per donarci uno sguardo un po' più aperto e meno stanco, come hai detto tu, e soprattutto quelle fastidiose zampette di gallina che si formano al lato ai lati dei nostri occhi, quelle spariscono. Perché appunto si decontrae il muscolo, tu mi spieghi, giusto? Sì, il meccanismo del sonno è quello di togliere l'ipertono. Ecco, io dico sempre così, nel senso, noi lasciamo il muscolo assolutamente vitale, Ok. quindi se la persona ha da corrugare perché vuole manifestare una propria espressività, lo può fare tranquillamente. Cioè, tra le mie pazienti io ho delle attrici di teatro, per intenderci. Quindi la prima cosa che mi dicono, non mi cambiare la Non mimica, mi perché paralizzare, perché sennò non posso più recitare, ovviamente. non è possibile. Quindi togliamo l'ipertono, che è quello che dà quella corrugazione che ci segna il viso in maniera pesante. Quindi noi rilassiamo la fronte, è come se ci avessimo un massaggio continuo che ci distende i muscoli al punto giusto. Ecco, Decontrae il muscolo. decontra. Decontrae il muscolo, ma è errato andarsi ad accanire, a cancellare la ruga. Io ho alcune pazienti mi dico: ma come mai ancora un po' si vede? Ma se io facessi di più, se io davvero cancellassi quella ruga, il risultato non sarebbe bello. Almeno personalmente io lo propongo così. Infatti, poi loro sono contente di questo, anche perché dovete sapere una cosa: un muscolo completamente bloccato è un muscolo paralizzato, è un muscolo paralizzato. Va in atrofia, cioè il fatto che il muscolo è come quando noi facciamo palestra, noi alleniamo i nostri muscoli, ma se Assolutamente sì. noi per assurdo non muovessimo un arto per 4, 5 mesi, 6 mesi, che è il tempo d'azione della tossina botulinica, noi vedremmo quell'arto deperire. Quindi non sarebbe un bel risultato, perché dopo che il Botox va via avremmo un peggioramento del volto, un peggioramento, quindi non sarebbe assolutamente utile farlo, perché non è fisiologico bloccare un muscolo. Ecco, va capito. Piuttosto, secondo me, io vedo tante persone alle quali rimangono magari delle piccole rughe dopo aver fatto il Botox, soprattutto tra le sopracciglia, nelle rughe glabellari. A quel punto, piuttosto che andare a insistere troppo, si fa un piccolo filler, ok? Magari Esatto, infatti, un po' proprio di così, infiltrazione. poco poco, per togliere proprio quello che io chiamo la memoria della ruga, perché è come quando noi abbiamo una piega in un abito, perché abbiamo stirato male un capo, abbiamo quella piega, Assolutamente. magari che noi distendiamo il capo e ristiriamo bene, rimane la memoria, quindi inutile che noi ancora andiamo a sollevare un attimino quella parte che si ostina a essere segnata, e risolveremo il problema. Lo risolveremo, ma dobbiamo anche chiarire, il Botox è un farmaco che ha un'azione che è limitata nel tempo. Dopo 4-6 mesi il farmaco finisce la sua azione e quindi il trattamento, diciamo che svanisce. Ma è una cosa positiva, perché non possiamo denervare a lungo un muscolo, tant'è vero che la natura non fa altro che ripristinare quella forma di contrazione, proprio una difesa della natura, Allora, ecco. sempre parlo della mia esperienza. Io mi ricordo proprio tanti, tanti anni fa, perché io iniziai giovanissima a fare il Botox contro tutto e tutti. Io mi ricordo che la prima volta mi durò tantissimo questo Botox, tanto che dissi, vabbè, dai, ma che sarà? Mi è durato un anno, non costa così tanto. Mi è durato la prima volta che lo feci un anno. Dopodiché, a furia di farlo, questo Botox mi durò sempre meno, fino a durarmi adesso 4 mesi. Quindi ogni 4 mesi io rifaccio il Botox. Questa è una cosa normale che accade a tutti, perché poi l'organismo si abitua alla tossina e risponde sempre in maniera diversa, nel senso che si assuefa un attimino e quindi riesce a, non so se dire, a degradarlo prima, ecco.
Allora, non dobbiamo dimenticare che è derivato da una tossina, quindi da una sostanza a noi estranea. L'organismo si difende producendo anticorpi, quindi questa potrebbe essere una Ecco, prima spiegazione. infatti. La spiegazione potrebbe essere quella che comunque il muscolo si fa furbo, no? Dice, ok, Ecco. tu mi fai questo, ma io mi difendo in altro modo. Poi c'è da dire che quando tu hai iniziato, sei giovanissima e bellissima anche adesso, ma lo eri ancora più giovane prima, quindi man mano che va avanti, lui ti frena, diciamo, il problema. Però mediamente dura tra i 4 e i 6 mesi. Ok, Certo, se lo fa mediamente. la prima volta che lo fai è fantastico, ma c'è anche da dire che alcuni si abituano, perché comunque dalla prima volta, da quando non ce l'hai a quando lo fai, già vedi il risultato eclatante, poi dopo sei un po' abituata a questo risultato, raggiunto quel livello così alto, il range di miglioramento diventa minore poi, perché comunque tu già hai avuto un primo miglioramento grande, cioè parti da un Certo. livello alto, Ma dimmi una quindi... cosa, ma se dovesse venire una giovanissima da te, come quando andai io dal medico a 25 anni circa, tu come ti comporti? Lo fai in maniera preventiva oppure mandi la ragazza triste a caso e sconsolata? Allora, intanto il colloquio col paziente è importante. Vedo che problematica ha e vedo quanto è importante per lei o per lui, perché comunque per persone giovanissime anche tra gli uomini. Ma mi regolo con le dosi, mi regolo con il trattamento. Non faccio lo stesso tipo di trattamento che farei a una ultra cinquantenne segnata. Faccio quel qualcosa che comunque è educativo, diciamo, perché poi si può anche imparare dal botox, cioè si impara a non corrugare poi così tanto, perché una volta che io ho tolto l'ipertono, ho fatto questa correzione e perché no cercare anche di evitarlo? Cioè io, anch'io faccio il botox, lo faccio da un po' ora, fra poco magari mi riorganizzo, però voglio dire, imparo a non avere più quelle espressioni così forzate, così corrugate, perché poi rinforzo ancora di più il problema. Ecco, quindi diciamo che se mi capita un paziente giovane, riesco a modulare il trattamento. Il trattamento è modulabile, non è un protocollo singolo che si applica a tutti. Quindi magari la persona guarda un'attrice televisiva e vede l'esagerazione, dice, oddio, succederà anche a me. Assolutamente no, è un protocollo modulabile, è un farmaco estremamente versatile, lascia molto spazio all'operatore. È come se noi avessimo, Brigida, una tela e dei colori. E il medico deve fare il quadro, è la stessa cosa. Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Medico quello che ci disegna sopra, ma è assolutamente personalizzabile, si può fare tantissimo perché basta diminuire la dose, diminuire i punti di inoculo, diminuire la profondità dell'inoculazione del Botox, il risultato cambia. Quindi Quindi il una messaggio che stiamo dando è non abbiate paura del Botox, a parte essere indolore, e io questo ve lo garantisco perché proprio l'aghetto è piccolissimo ed è proprio una puntura velocissima, il risultato non è uguale per tutti. Quindi quando vedete quelle donne quasi mummificate con quelle espressioni esageratamente aperte o tipo spaventate che rimangono così, non abbiate paura perché questo dipende appunto dal medico. Che magari ha un po' esagerato oppure. canoni di bellezza sono diversi e a me è capitato anche di assistere a corsi con professori autorevoli, ma forse hanno dei gusti diversi, non lo so, Ma perché forse anche comunque. magari assecondano la richiesta del paziente che vuole essere assolutamente perfetto senza un accenno di ruga. E quindi esagero un attimino. Sì, ma poi quel lavoro porta il nome del medico che l'ha fatto, Sì, quindi io magari infatti. ti faccio assolutamente per far capire che possibilmente è meglio farlo diversamente, fermo restando che poi si può comunque aggiungere un po' di dose, perché se il paziente dice va bene, ma vorrei un puntino in più, si può fare successivamente. Quindi si può fare un ritocco successivamente. Dopo aver fatto la prima seduta di Botox, la dottoressa prevede, dopo magari un mese circa, un ritocco. Perfetto, ci E quindi risiamo. ecco.
modulare, si può comunque personalizzare. Quindi il messaggio che deve passare: non guardate quelle cose che dicono in TV, ah, quell'attrice ha fatto il Botox. Poi passano notizie, non so se ti è mai capitato, Brigida, di sentire ha fatto il Botox alle labbra. Allora, Sì, ragazze e appunto, ragazzi, appunto, vorrei che tu spiegassi una capiamo. volta per tutte quali sono i campi di applicazione del Botox, perché oggi vengono da me e mi dicono: posso fare il Botox alle labbra? Io rimango con la bocca aperta, ma chi vi ha detto che esiste il Botox alle labbra? Brava Brigida, non esiste il Botox. Ma io anche su Striscia la Notizia ho sentito le attrici, guardate, ha fatto il Botox. Ma ragazzi, cosa dite? Non esiste il Botox alle labbra. Se al paziente spieghiamo esattamente cosa fa il Botox, si rende conto che non può esistere, perché se abbiamo detto che è un farmaco che agisce sulla contrazione muscolare, togliendo l'ipertono, quindi rilassa il muscolo su dove noi lo facciamo. Se noi lo facessimo sulle labbra, succederebbe che non si muoverebbero più quelle Ma labbra. assolutamente, non si potrebbe più neanche parlare, ma assolutamente. Parlare, si gonfiano, intanto non si gonfiano perché il Botox non ha un potere volumetrico, non è un... Assolutamente. Quindi non esiste, ah, gonfio tutta. Ecco, ci sono delle cose che nascono dalle cattive informazioni che si vedono in TV, che si vedono nei giornali, perché non vengono fatte da medici. Quindi non esiste il Botox alle labbra, il Botox non gonfia perché non ha questo potere di creare volume. Quando la pelle, voi la vedete più distesa, come giustamente ha detto Brigida, dipende dal fatto che il muscolo è rilassato e quindi la pelle trova una naturale distensione, ma non ha un potere di aumentare il volume, non è un filler. Filler che Assolutamente. significa riempitivo, quindi questo non lo fa, Quindi non il è un... Botox non è un riempitivo, ragazze. Botox decontrae il muscolo, non è un riempitivo, che questo vi sia ben chiaro. Invece i campi di applicazione del Botox, abbiamo detto fronte, quindi Allora, in i muscoli delle realtà, sopracciglia. sì, in realtà il campo d'azione principale Scusa un attimo perché sono entrati un attimino in casa. Sto facendo una diretta, Gianni, ti prendi il telefono? Ok, perfetto, eccomi qui. bene, i campi di applicazione sono nel terzo superiore del viso. Sono anche delle applicazioni nel resto del viso, ma diciamo il Botox nasce e ha la sua azione, secondo me, pelle più naturale nel terzo superiore, significa occhi e fronte. E quindi per il nostro argomento della bellezza dello sguardo è fondamentale perché distendere la fronte. Ecco, come fa il Botox a migliorare? Io amo sempre spiegare, scusate, Ok, non no, lo... ma abbiamo bisogno di spiegazioni. In un mondo in cui tutto non è chiaro, abbiamo bisogno di spiegazioni. E poi a me piacciono le tue spiegazioni perché sono molto semplici, riesci a far capire a tutti quello appunto che vuoi intendere. Bene. Allora, il Botox migliora il nostro sguardo perché? Perché se io uso questo farmaco, che abbiamo detto che è un rilassante muscolare, per togliere l'ipertono nei muscoli contratti, eccessivamente contratti, cosa succede? Succede che prevalgono gli altri muscoli che io non ho toccato. Quindi se io agisco su questa parte della fronte, togliendo questa eccessiva contrazione della preoccupazione, della stanchezza, non faccio altro che fare prevalere gli altri muscoli. Prevalendo gli altri muscoli, abbiamo questo meccanismo. Ecco perché si alzano le sopracciglia. Cioè, non si alzano perché il botto è alto, ma perché rilassando questi muscoli eccessivamente contratti, faccio prevalere l'azione degli antagonisti e quindi questi. Quindi, stranamente, agendo qua, ho un risultato nel resto Di del viso. apertura, ok. Apertura. Poi si agisce anche se ce n'è bisogno e non è un must, perché anche qui ci sono persone che non hanno, non hanno rughe, qui si può anche non fare, oppure chi ha le borse, quelle eccessive borse dovute a ritenzione idrica. Ecco,
Se c'è un'eccessiva ritenzione idrica, non è indicato il Botox a livello delle zampe di gallina, perché potrebbe, diciamo, peggiorare la situazione borse, perché rilassando proprio il muscolo è una pompa che poi serve a pompare A sangue e a pompare il drenare. sangue, sì. Se io rilasso eccessivamente questa zona, potrei avere un ristagno di liquidi qui. Quindi ecco perché dico. Va studiato il paziente. Io spesso faccio parlare perché lo analizzo nelle sue espressioni. Lui parla o lei parla, io guardo un attimino la sua mimica proprio per agire nei punti che io ritengo più Quindi corretti. in caso di borse, non è sempre detto che si possa utilizzare il Botox, perché potrebbe peggiorare, sì. Nei In quest'area, nella fronte sì, si può fare tranquillamente, muscoli però frontali senza problemi. addosso proprio dove noi abbiamo il gonfiore, perché se dipende da una lassità anche del muscolo, io non posso peggiorarla, ecco, in questo senso. Quindi anche questo va studiato e capito bene, ecco, Nel va terzo valutato. inferiore tu consigli di fare il Botox, sul Allora, collo per distendere un attimino le rughe del collo? si può fare, ma il Botox non nasce per quello. Diciamo che sono protocolli off-label, diciamo, però si può fare con dosi basse, si può fare assolutamente, sì. Però il campo principale dell'azione è il terzo superiore del viso, quindi è importante quello, ecco. Ritornando al terzo superiore del viso e alla bellezza dello sguardo, so che si può anche utilizzare una tecnica non invasiva chiamata IFU. Sì, è molto Ci bella, ecco, parli sì, di questo. questa tecnica? Io Sì. ho una volta, anzi, l'ho fatta 2 volte, ho utilizzato questa tecnica e mi sono trovata abbastanza bene, anche perché l'ho anche utilizzata sulle sopracciglia. Quindi ci spieghi questa tecnica IFU che è acronimo di Eye Intensity Focalize. Sarebbero una tecnica con ultrasuoni focalizzati e ad alta intensità, quindi sta per ultrasuoni focalizzati ad alta intensità. Intensità. Quindi questa è una tecnica che amano le persone che proprio non vogliono assolutamente fare punturine. Ecco, qua andiamo nella Ecco. tecnica La fobia per del lago, agofobia. chi ha paura dell'ago, chi ha paura dell'ago. Non è assolutamente invasiva. Come abbiamo detto, per tecnica invasiva si intende una tecnica che usa degli aghi, ma l'AIFU non li usa affatto, quindi Appunto è un perché l'AIFU non prevede l'utilizzo di aghi. assolutamente no. Quindi avanti tutti quelli che vogliono fare trattamenti di medicina estetica senza avere problemi, insomma, Quindi senza essere. assolutamente indolore. Ass sì, assolutamente indolore, non è assolutamente dolorosa e ha un meccanismo di azione molto interessante. Diciamo che le macchine con ultrasuoni focalizzati sono state introdotte in medicina anche non soltanto per l'estetica, ma si usano anche in campo oncologico, quindi sono assolutamente studiate, quindi siamo nella sicurezza, ecco, della loro azione. E funzionano tramite un manipolo, un trasduttore che emette questi ultrasuoni. Che il manipolo viene poggiato a livello della pelle e tramite un gel vengono sparati, diciamo così, questo concentrato di energia che attraversa assolutamente la pelle, cioè non la oltrepassa senza dare fastidio e va ad agire a un livello molto 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 interessante a livello dello SMAS. Allora, lo SMAS sarebbe quella parte di muscolo sotto la nostra pelle e dove proprio lì si agisce con la chirurgia plastica. Quindi quando in chirurgia plastica si vuole fare un lifting, si agisce a livello di questo strato muscolare superficiale che si chiama SMAS. Quindi si È proprio riposizionano un attimino i muscoli che perdono tono. come fa? Questa energia focalizzata non fa altro che creare delle micro, come dire, delle micro, lesioni, ma proprio le stiamo chiamando lesioni perché comunque lo sono, ma sono piccolissime, microscopiche, Piccolissime, sì.
livello dello SMAS, quindi si oltrepassa il muscolo, si oltrepassa la. L'epidermide si oltrepassa il derma profondo e si arriva allo E SMAS. sta al muscolo, che è proprio quello. Infatti è bellissima l'azione anche a livello dell'ovale del viso, oltre che a livello degli occhi. Si fa su tutto il viso e ci sono dei vari manipoli, perché voi capite bene che a livello del contorno occhi, della zona della fronte, c'è una pelle più Più sottile, sottile. mentre a livello proprio dell'ovale c'è una muscolatura È più uno forte. strato adiposo maggiore anche. Esatto, ci sono dei trasduttori specifici che trasmettono gli ultrasuoni e, attraversando la pelle, vanno ad agire direttamente nel muscolo a secondo l'area che noi stiamo trattando e vogliamo proprio dove vogliamo il risultato. Quindi questo fascio di energia va a colpire il muscolo provocando queste micro lesioni che l'organismo deve meravigliosamente riparare. Guarire, ok. Ecco che il risultato è veramente, cioè, è sicuro, perché c'è una guarigione fisiologica da parte dell'organismo. Infatti, voi quando fate una seduta di AIFU vedete un primo risultato dovuto proprio all'azione dell'energia che è stata erogata, ma il vero risultato lo vedete dopo Nel almeno tempo. 2 mesi. Nel tempo, perché l'organismo ricreando, riparando se stesso, queste migliaia di micro lesioni, Microlesioni. deve recuperarle, deve guarirle. Quindi, fattori di crescita, comincia a mettere in moto un meccanismo di azione fisiologico per il quale il muscolo si deve rigenerare. E quindi si ha un effetto lifting, ma duraturo e concreto, cioè non è farmacodipendente. Non ho applicato un prodotto e quindi io sono sotto l'azione di quel prodotto e, finita l'azione del prodotto, non ho più il mio trattamento. Assolutamente. È un trattamento di rigenerazione profonda. Brigida, un po' come il microneedling. Il Sì. microneedling a livello superficiale, altra tecnica bellissima, qualche volta parleremo anche di quello. Non fa altro che costringere la pelle a ripararsi e quindi a rigenerarsi. Rigenerarsi, sì. Questo l'abbiamo a livello del muscolo ed è fantastico, perché non abbiamo problemi, non abbiamo rossore, non abbiamo dolore. Il paziente può subito dopo la seduta ritornare al posto di Quindi col lavoro. microneedling stimoliamo la produzione di fibroblasti, collagene ed elastina per riparare la nostra pelle da tutti questi piccoli fori. E Esatto. lavoriamo a livello superficiale di pelle ed elasticità della pelle, di grana della pelle, mentre con l'AIFU lavoriamo a livello dello SMAS. Dello SMAS, lavoriamo a più livelli, perché le macchine belle, quelle importanti, quelle macchine mediche, sottolineiamo anche questo, ci sono vari tipi di AIFU, ma io parlo personalmente per AIFU di uso medico, ovviamente, agiscono a vari livelli, quindi posso modulare e sovrapporre anche i trattamenti, quindi fare una prima parte di trattamento a livello dello SMAS, questo strato muscolare Che è più quello che ci basso. dà poi questo volto disteso, questo ovale sodo, questo contorno appunto disteso Perché e lì rassomato. vedono a livello degli occhi, ma anche a livello del contorno del viso. Questa è una zona difficile da trattare con Questa è altri la zona più trattamenti. antipatica perché questa zona cedendo si forma proprio quella brutta. Sì, pelle Un un po', po' un po', un rilassata. po', un po' a canebracco praticamente, è una cosa che io non sopporto proprio, io non sopporto il cedimento dell'ovale e il cedimento dello zigomo, sono delle cose che ahimè spero con tanta Vabbè, ginnastica facciale. la chiave di tutto è la prevenzione. Ragazze, non aspettate di pulire casa quando la casa è disastrata. Se voi avete una buona manutenzione della vostra casa, sarà sempre nuova, o perlomeno si Assolutamente. mantiene nel tempo. Stessa cosa con noi stesse e la nostra pelle. Quante volte mi sono sentita dire: "Ah, ma cosa ti fai? Ma tu non hai bisogno." No, scusate, io ho Infatti, bisogno. la prevenzione è fondamentale, sì. Poi magari dai una rinfrescata alla casa veloce, se la casa è tenuta bene, la stessa cosa fai sul tuo viso. Hai bisogno di trattamenti poco invasivi, fatti magari con costanza nel tempo, però poco invasivi.
I risultati poi si vedono dopo. E con l'AIFU si può anche andare in alcune zone dove magari non vogliamo andare con la tossina botulinica per vari motivi, o anche perché semplicemente il paziente non ha voglia di farlo, non sa neanche lui perché non lo vuole fare, ma non lo vuole fare. E se non vuole farlo, può avere un'alternativa, comunque un aiuto anche diverso dall'applicazione dell'AIFU, perché si può andare assolutamente in questa zona. Ci sono alcune zone da evitare, ma questo poi è il medico stesso che lo sa, la zona delle tempie, ci sono delle zone dove comunque non si può passare col trasduttore, ma questo è un problema dell'operatore. Ma si può andare assolutamente anche sulla palpebra inferiore, palpebra superiore, si può trattare anche. Appunto. Quindi appena finito il trattamento, la paziente cosa vedrà? Già vedrà un viso disteso, giusto? Sì, tante volte io faccio intanto mezzo viso per fare vedere un attimino proprio come si solleva il sopracciglio, è molto bello, ma è una reazione momentanea perché l'organismo ha energia a quella reazione, ma il bello dell'azione è quello che verrà dopo, successivamente, con questa sua azione di riparazione fisiologica, perché deve farlo. E ovviamente è importante anche dire i tipi di candidati migliori per questo tipo di Appunto, a trattamento. quanti anni tu consigli di iniziare a fare questi trattamenti? Qua mi dicono, mi dice un ritrattista, aspetta un attimo, eccolo qua, ritrattista dei VIP che ci saluta, che a lui chiedono, le persone che appunto deve ritrarre, di essere dipinte in modo effetto lifting. Hai capito? Quanto sono furbe? Invece di andare a fare il trattamento, invece di andare a fare l'AIFU dall'estetista, si fanno direttamente a ritrarre in modalità effetto È un lifting. po' come fanno alcuni con i filtri o le foto ritoccate da Instagram. Va benissimo, se vi fa piacere, va bene, ma poi la persona, insomma, bisogna incontrarla di presenza. Quindi, secondo me, io preferisco un risultato concreto. Magari una in foto non viene tanto bene, ma di presenza sì. Ma quelle sono scelte personali, ognuno fa un po' quello che vuole, ecco. Ovviamente, quindi il risultato dell'AIFU si vede, abbiamo detto, entro i 2 mesi, 3 mesi, per avere il massimo del risultato. Risposta soggettiva, e quindi tanto più giovane il paziente, più risposta ha, più una risposta più immediata, più importante. Certo, una persona molto grande ha una risposta un po' più limitata, anche se io devo dire, io ho visto risultati bellissimi, ma veramente quasi veramente paragonabili a un lifting. È un po' una risposta soggettiva, quello senz'altro, però non si fa la chirurgia, cioè non è un Quindi lifting possiamo dire chirurgico. che è un lifting non chirurgico. Ogni quanto va ripetuto questo tipo di trattamento e quanto dura il risultato nel tempo? Allora, anche lì estremamente soggettivo. Io non do mai, io, cioè a livello generale, non do mai delle indicazioni molto precise perché dipende dalla persona che ho davanti. Certo, se ho una persona con un evidente stato di invecchiamento, allora io magari propongo fare una seduta, magari poi ripeterla dopo 6 mesi o 5 mesi, vedere un attimino come va, oppure anche posso supportarla con altri tipi di trattamento, perché comunque è una rigenerazione, devo creare collagene, posso anche associare altri trattamenti. Una biostimolazione, fare dei trattamenti combinati. Assolutamente sì, si possono fare dei filler, si possono fare la tessina botulinica, si va studiando un attimino la situazione, ma già con un trattamento si vede. Poi ripeto, è un protocollo da personalizzare, di solito insomma 2 o 3 sedute, poi magari si Dopo ripete quanto tempo? dopo quando c'è bisogno, dopo quando c'è bisogno, assolutamente, non si deve Non c'è fare un ogni. protocollo una volta l'anno, una volta ogni 6 mesi, in base alla necessità. Mediamente una volta l'anno si può anche fare una seduta per dare un attimino una forza in più, ma anche là dipende Consigli una assolutamente. stagione in particolare, in inverno, in primavera, in Può estate? fare Sensibilizza la pelle ai raggi solari? Allora, dei raggi solari bisogna sempre difendersi sia d'estate che d'inverno, perché comunque passano comunque, quindi sono quelli che invecchiano la pelle. È chiaro che se una persona va a mare ne prende di più raggi solari. Ma l'AIFU si può fare anche in piena estate. Ecco, questa è una cosa carina perché siamo stati bloccati dal Covid per un bel po' di mesi, quindi abbiamo avuto questo fermo. E tanta gente che ha voglia di fare qualcosa dice: adesso come faccio? Come posso fare? Appunto, Si può le persone in fare. questo momento sono un attimino spaventate perché in vista dell'estate hanno paura di fare qualsiasi trattamento. Quindi possiamo dire che l'AIFU lo possono assolutamente fare.
fare tranquillamente, non ci sono controindicazioni, anche perché poi la pelle non risulta sensibilizzata, non si vede nulla, insomma, un trattamento molto, molto comodo, molto, molto gradito dai pazienti, perché, ripeto, non ci sono aghi, non ci sono lividi, quindi di solito si tratta tutto il viso, collo e anche décolleté, perché poi anche lì, insomma, lo sguardo fa parte del viso e il collo è una zona che comunque spesso tradisce, no? Tradisce Sì, il collo è l'invecchiamento. traditore, collo e mani, abbiamo detto l'altra volta, Esatto, sono traditori. esatto. Quindi comunque di solito si fa tutto il viso. Quindi si alternano questi manipoli, si pulisce prima bene il viso, si prepara la pelle, tutto, e si passa un gel e si alternano questi manipoli che lavorano a diverse Quanto dura profondità. una seduta, più o meno? Ma io dico di prendere sempre un'oretta, perché tra detersione, preparazione, tutto il trattamento che io faccio minuziosamente, quindi comunque un'ora. Un'ora se ne va tranquillamente, quindi sì, ma non essendoci lividi, non essendoci gonfiori, non essendoci problematiche visive, è fattibile in qualsiasi momento della giornata. Ripeto, si può fare anche in pausa pranzo, perché poi la persona può tornare tranquillamente a lavorare assolutamente senza problemi. Ok, allora parliamo di un'altra cosa che mi interessa tanto. Per schiarire un attimino le occhiaie, un peeling particolare che riesce a schiarire le nostre palpebre. Sai che alcune volte si ha questo problema di palpebre iperpigmentate, un po' scure, un po' più nere, questo colore un attimino sgradevole, difficile anche da coprire. Esiste un peeling che riesce a schiarire queste occhiaie per questa Allora, pelle così delicata? esistono dei peeling, ma bisogna capire il perché si ha la pelle così pigmentata, perché tante volte è un effetto di polarizzazione della pelle, nel senso, se la pelle è estremamente sottile, se la pelle è priva di collagene, se la pelle è secca, se la pelle si è assottigliata perché non c'è più nutrimento più di tanto, allora il paziente crede di averla macchiata, ma in realtà non è così. Perché se ci fosse uno strato di collagene un po' più evidente sotto, non si vedrebbero neanche le macchie. Quindi attenzione con i peeling, perché il peeling comunque, ripeto, ci sono dei peeling specifici anche per il contorno occhi e nei casi giusti vanno usati. Ma bisogna capire il motivo di questa palpebra scura. Semplicemente potrebbe essere anche un caso di anemia della persona, un'anemia Quindi cronica. consigli magari prima di fare delle analisi del sangue, prima di andare a fare Io un sì, peeling. io sì. Tante volte mi scompaiono con la carbossi, per esempio, perché mi tolgono l'eccesso di liquidi, comunque mi stimolano un pochino di collagene con l'AIFU. Bisogna capire il motivo, ma non sempre accanirsi col peeling, perché se la pelle è già sottile, è già per una zona molto delicata, non è come il viso che io, anche se faccio qualche peeling in più, rinnovo, rinnovo e tutto va bene. Se io esagero qui, posso ottenere l'effetto opposto, perché posso ottenere un danno alla pelle, quindi si assottiglia ancora di più, non ce la fa a riparare e la vedo ancora più Forse un avvilente, ancora più. peeling che io faccio efficace e che non dovrebbe dare nessun effetto collaterale è l'acido mandelico, che non è fotosensibilizzante, è Delicato, delicato, sì. sì. Può Poi creare ci sono. rigenerazione, migliorare il turnover cellulare. Un attimino, qua ci chiedono nelle prossime dirette tratteremo l'argomento cellulite. Sì, ragazze, già ne volevamo parlare. Quindi Perfetto. concludiamo con l'argomento occhi. E parleremo appunto della cellulite e della ritenzione idrica, che è un problema che affligge tantissime donne. Io farò anche altre dirette con un preparatore atletico per affrontare a 360 gradi l'argomento, parlando anche di alimentazione, integrazione e esercizi da fare a casa per mantenere un buon tono muscolare affinché ci sia meno ritenzione idrica possibile, meno cellulite possibile, anche se la cellulite è una malattia. È fondamentale integrare. Allora, non pensate che avete la cellulite e andate dal chirurgo plastico, dal medico estetico, chi volete voi, e vi tolga la cellulite. Non è un miracolo. Ecco, assolutamente, fai bene a Se voi dirlo.
fate di vostro. Allora voi potreste dire: allora io faccio solo di mio. Allora, certe volte la sana alimentazione, l'attività fisica non bastano. Sono d'accordo con voi perché io conosco persone che effettivamente fanno questo, ma poi per problemi ormonali o per problemi anche quotidiani di lavoro, perché sono costretti anche a stare eccessivamente fermi, sono costretti a stare troppo seduti, quindi comunque non hanno, come dire, Una buona l'opportunità. circolazione, ovviamente, perché stando troppo Esatto. seduti si soffrirà di problemi circolatori. Trattamenti, ma se voi fate il trattamento estetico, pensate di fare addirittura una liposuzione o altro, senza poi fare qualcosa di più Questa è una preciso. cosa che voglio specificare a tutti, a tutte le ragazze. Ragazze, non fate la liposcultura, non fate la liposuzione per la cellulite, vi prego, avrete solamente problemi maggiori perché la liposuzione non funziona per la cellulite. Ho visto persone rovinate, rovinate. Certo, perché comunque la liposuzione serve per togliere l'eccesso di grasso Localizzato, localizzato. localizzato, ragazze, localizzato. Ho visto persone con i buchi nelle gambe. Sono venute da me, Brigida, che cosa facciamo? Io magari ho consigliato un'endermologia, dei massaggi, una dieta e loro per sbrigarsi sono andate dal chirurgo, ovviamente in questo caso non onesto, che ha proposto una liposuzione, una liposcultura, sono tornate da me disperate. Ragazzi, la liposcultura non funziona, peggiora in questo caso la situazione. Lo volevo Perché non è specificare. assolutamente, non è un trattamento che funziona per la cellulite. Quello funziona nell'iposcultura, per il grasso localizzato significa che dopo aver fatto diete, trattamenti o altro, rimane giusto in quel puntino un qualcosa da lipo aspirare, allora Brava. ben venga il trattamento di liposuzione che togliendo il grasso localizzato può risolvere il problema. Ma anche lì valutare l'età, perché comunque dare uno svuotamento del tessuto rapido a un'età non più giovane potrebbe comportare una lassità cutanea che vi assicuro che è meglio la cellulite che avevate prima. Quindi bisogna sempre inquadrare perché non sono problemi autorisolvibili. E un'altra cosa, non sono problemi, nel senso che non sono problemi vostri, cioè voi vi affidate al medico, è il medico dove ascoltate i tipi di protocolli che vi propone. Non è andare io oggi voglio fare questo, oggi voglio fare quello, meglio faccio questo. I trattamenti funzionano se fatti con una certa regolarità e fatti con una certa cadenza. Perché dire ho fatto un'endermologia, uno o due endermologie, non ha nessun Questa è un'altra significato. cosa che mi fa impazzire. Ci vuole costanza in tutto. Ma è Ho come dire vado a destra, ho fatto, sì, ho fatto fatto due lezioni, ma un non ho giorno, ho fatto due sedute in un mesi, mese. non ho visto niente, ma non è così. Allora cosa diciamo? Che la palestra non funziona? Non possiamo dire questo. Quindi dovete, i trattamenti funzionano se inquadrati nel giusto protocollo personalizzato. Quindi valutate il trattamento in un vostro protocollo personalizzato, che significa delle sedute a cadenza regolare. Con un certo programma, magari se, ripeto, se è più opportuno per voi, poi a un certo punto cambiare trattamento, ve lo dirà il medico stesso. Quindi affidatevi tranquillamente. Fidatevi ed affidatevi alle persone giuste. Questa è anche un'altra. Importante, molti colleghi sono assolutamente corretti, e quindi magari chiedete il motivo per il quale vi propone un certo programma, quello sì, quello è vostro diritto sapere ed essere sempre informati. Il paziente può fare un altro lavoro, ma non è che non capisce dal punto di vista medico se io faccio una spiegazione semplicissima, lo capisce bene. Quindi non è che non lo spiego perché il paziente non lo capisce, no, non avrà quella cultura medica perché sarà specializzato in altro, ma se io spiego una cosa, a me capiscono tutte le persone, qualsiasi tipo, io basta che do una spiegazione, i miei interlocutori Ma sinceramente. tu sei anche molto chiara e semplice nelle tue spiegazioni, questa è una cosa evidente. Allora, concludiamo con la bellezza dello sguardo e volevo parlare di un altro trattamento che a me piace molto, blefaroplastica non chirurgica. B, Fantastico. praticamente acronimo per BNC, Sì. Oplexer. Allora, Plexer sì, è, diciamo, è conosciuto con vari, anche EAST, conosciuto con vari nomi, ma il meccanismo di azione è lo stesso, quindi è un macchinario
che riesce a fare una blefaro non chirurgica. Significa che non è necessario andare in sala operatoria per fare questo tipo di trattamento, ma si può fare tranquillamente in ambulatorio, in studio medico, si può fare tranquillamente. Quindi, mediante l'applicazione di una crema anestetica Sì. sulle palpebre, il trattamento più bello che mi piace è proprio nella palpebra superiore, perché dà proprio una sorta di... Levigatezza, leviga, Sì, è... riesce a levigare la palpebra, a farla retrarre. La fa retrarre e la leviga, perché in realtà è un meccanismo che agisce, è un macchinario che agisce con lo stesso meccanismo della sublimazione. Ecco, un attimino diamo questa Questo spiegazione. termine tecnico, parliamo di Allora, sublimazione. questa macchina eroga questa energia senza toccare la pelle. Erogando questa energia puntiforme non fa altro che trasformare il puntino sul quale io la rivolgo, quindi passare quel piccolo puntino di pelle dallo stato solido allo stato gassoso, cioè lo sublima, lo vaporizza. Per Ecco. evaporazione, praticamente la pelle evapora. Ok. Evapora, si sublima, passa dallo stato solido allo stato gassoso. Gassose. Quindi io asporto quei piccoli puntini sui Piccoli quali mi... lembi di pelle, ma piccoli puntini, proprio Piccolissimi puntiforme, assolutamente. punti fuori come punti di uno spillo, per intenderci, ma essendo tanti, vengono leggermente asportati, evaporati, chiamiamoli così, ma in realtà il termine corretto è sublimati. Quindi la pelle si ritrae, anche lì viene costretta a rimarginarlo. Quindi il risultato è una palpebra più rassodata perché si stringe praticamente la pelle. È una palpebra levigata perché c'ha questo, perché l'organismo poi deve assolutamente riparare tutto questo che gli è stato, questa energia che è stata fornita, che ha fatto queste piccole lesioni e le deve riparare. È una tecnica molto semplice, non ci sono effetti collaterali importanti, però lì è consigliabile dire al paziente che per 3 giorni dopo il trattamento avrà gli occhi, le palpebre, non gli occhi, le palpebre gonfie, quindi è consigliabile non uscire per 3 giorni perché la palpebra Io gonfia parlo non... della mia esperienza personale perché io già l'ho fatto 2 volte, per ben 2 volte. È un trattamento che io amo moltissimo perché ormai sapete che io ci tengo tantissimo al mio sguardo, forse più di qualsiasi altra cosa e più del corpo, perché per me lo sguardo è un po' lo specchio dell'anima e mi piace tantissimo truccare gli occhi. Quindi quando io iniziai a vedere questa, tu vedi che a me piace fare questo eyeliner un po' più esterno con questa codina. Quando io Sì. iniziai a vedere che questa codina non mi veniva proprio più bene perché la palpebra superiore tendeva a scendere, quindi la codina non mi veniva più ben dritta, io là Oddio. subito sono entrata in crisi. Ho detto: no, allora Brigida, la codina ti deve venire dritta, assolutamente. E poi non sopporto neanche tutte quelle pieghe che si formano quando si utilizza il correttore o quando si mette l'ombretto. Quindi è una cosa che mi ha fatto entrare subito in panico. E volendo io ritardare il più possibile questa blefaroplastica, anzi io spero di non doverla fare mai e di non dover mai ricorrere a questo tipo di intervento, una mia paura personale ci mancherebbe. Ho fatto delle ricerche e mi sono subito rivolta al medico, anche, sono anche da te, per capire quale potesse essere la soluzione. Ed è appunto questa blefaroplastica non chirurgica. È Infatti, adatta proprio ai casi moderati, comunque non è, se ci sono proprio delle esigenze di palpebra estremamente cadente, ecco, allora. questa è una cosa che volevo specificare. Io avevo ovviamente un accenno, ma in casi di palpebra proprio eccessivamente cadente, eccessivamente lassa, tu consigli questo tipo di trattamento? Realtà migliora. Migliora e poi il trattamento, come tu stessi hai detto, si può ripetere. In realtà migliora, però se proprio c'è una parte di pelle da asportare, allora a quel punto è bene ricorrere all'intervento chirurgico. Però nel momento in cui non c'è questa necessità, non è la stessa cosa, perché comunque non c'è lo stesso impegno da parte dell'organismo, anche a livello di costi è molto più contenuto e poi comunque non è un intervento chirurgico, non è la stessa cosa, non, assolutamente Quindi una si cosa. può fare o una seduta in quei casi in cui non c'è un'eccessiva lassità, giusto? Oppure ripetere la seduta ogni quanto si ripete la seduta? Dopo quanto tempo si ripete? Allora, intanto comunque una distanza di almeno 2 mesi dal primo Dal primo, trattamento, sì.
Sì, perché comunque non ha senso, anche perché comunque anche lì la retrazione man mano avviene nel tempo, quindi intanto stabilizzare bene il risultato, ma si può ripetere dopo già 2 mesi e mezzo, 3 mesi, si può ripetere assolutamente, non ci Si sono può problemi. ripetere per 2 volte o anche per 3 volte? No, no, C'è un limite? si può ripetere anche per più volte, assicurandosi comunque che la guarigione sia avvenuta bene e lasciando un adeguato spazio di tempo tra una seduta e l'altra, si può ripetere, non ci sono problemi. E non ha niente a che problemi, non dà assolutamente problemi a livello dell'occhio, perché si agisce sulla pelle della palpebra. Quindi attenzione, non abbiate paura, dice io vado a farmi una cosa che mi spara chissà cosa nell'occhio. Assolutamente no, l'occhio è lontano anni luce, non ci sono Si può fare sia problemi. sulla palpebra superiore, ma anche sulla palpebra inferiore? Ma si può fare anche nel codice a barre, in realtà i risultati sono molto carini, perché si può appianare proprio l'eccesso di rilievi che ci sono, quindi ma si può fare anche nei buchi dell'acne, cioè, ci sono varie applicazioni, è una tecnica molto interessante perché anche lì è molto mirata e molto precisa, quindi comunque questi puntini sono talmente piccoli che riesco a gestirli, si riesce comunque a Qua ci gestirli. chiedono tempo di guarigione, ragazzi, rispondo io, perché praticamente io l'ho fatto anche in prima persona. Allora, il problema è che i primi giorni ci sono queste crosticine, si può uscire con le crosticine, però ci sono queste crosticine un po' evidenti per almeno 3-4 giorni e non si possono bagnare, giusto, Antonella? Sì, ma io comunque io faccio mettere un fondotinta particolare. C'è un fondotinta che infatti la paziente esce da me con il fondotinta direttamente sulla parte già appena trattata e esiste un fondotinta che si può applicare specifico per questo tipo di intervento che comunque riesce a coprire e il paziente lo può mettere. Quindi già coprendo queste crosticine che poi nell'arco di alcuni giorni poi comunque cadono, non è un Le problema. crosticine cadono dopo all'incirca un 4-5 giorni, me lo ricordo benissimo perché io lo feci di lunedì, dovevo fare poi un servizio fotografico di domenica e ci arrivai a pelo a fare cadere le crosticine, proprio a pelo. Mi Questo magari ricordo. è possibile non farlo, cioè non fate un trattamento dove comunque c'è una certa, si richiede un po' di guarigione, non lo fate proprio a ridosso di un evento fotografico, è sempre bene lasciare un pochino di tempo in più. Comunque consigliamo sempre una Sì. settimana, tempo di guarigione una settimana. I primi Il 3 giorni giorno sono dopo gli occhi saranno un po' gonfi. Io mi ricordo che il giorno gonfi. dopo mi svegliai con gli occhi belli gonfi, Sì. come un Io che pugile praticamente, preso a pugni. la palpebra superiore che oppure dove si agisce che comunque è effetto del calore, è per questo. E per le macchie Per le funziona macchie, questo? ci No. chiedono se questo trattamento funziona per le macchie. Allora, è un trattamento ablativo. Se la macchia è data da una formazione che può essere una cheratosi, che magari il paziente pensa sia una macchia, perché molte volte mi è capitato di vedere dei pazienti, ho delle macchie, poi magari hanno delle cheratosi, delle verrughe piane o altro. Bene, in quel caso funziona perché è un ablatore, quindi vengono Ma spieghiamo, la vaporizzate. cheratosi è in sovrapposizione, è sovraesposta, quindi È è un po' sovraesposta, sovraesposta. leggermente rugosa, ma tante volte sembrano delle macchie caffè latte, ma sono delle cheratosi, quindi in quel caso le asporta, le vaporizza, quindi Le cheratosi, bisogna invece vedere. per le macchie vere e proprie ci sono altri tipi di trattamenti. Trattamenti. E diciamo il perché non funziona, perché la macchia normalmente intesa così è un accumulo di melanina, essendo la Melanina. melanina una sostanza prodotta dai melanociti, e i melanociti sono delle cellule che sono nello strato profondo della pelle. Quindi la macchia noi la vediamo all'esterno, ma in realtà molto spesso è più profonda. Quindi un trattamento superficiale non potrebbe arrivare proprio nel cuore della macchia e quindi non avrebbe un risultato perché non arriva a quel livello, non ha una funzione in questo senso. Ecco. Magari Sì, parleremo delle macchie in un'altra diretta perché è un altro argomento molto molto interessante, quello delle macchie del viso. sicuramente. Allora, concludiamo con il nostro plexo, con la nostra blefaroplastica non chirurgica e diciamo che il tempo di guarigione è all'incirca una settimana, dopodiché rimarranno le palpebre un po' arrossate con queste piccole, con questi piccoli segnetti un po' rossi, giusto? Esatto, dare il tempo alla pelle di recuperare. Di Ma comunque rigenerare. Il si trattamento può poi mettere. sarà completo, la pelle sarà perfettamente guarita, poi dopo quanto tempo? Guarita e rigenerata.
settimane, ma dipende, intanto dipende molto dalla stagione, perché se si fa proprio in una stagione troppo fredda, per esempio la guarigione non è poi così immediata, perché comunque o troppo calda, cioè dipende un attimino anche dalla persona che mi si presenta. Voi dovete considerare la prima settimana e quella più i primi 3 giorni sono quelli più critici perché c'è il gonfiore, il resto non tanto, perché si può coprire col fondotinta, quindi anche se avete il rossore alla palpebra o altro, Quindi, basta un vero, se non succede dovete niente. prendere dei giorni di ferie, potete prendere benissimo 3 giorni subito dopo il trattamento, che sono quelli più critici. Ok. I giorni più tristi sono 3, poi comunque il resto è più gestibile. Le crosticine durano di più, c'è chi le tiene una settimana, c'è chi le tiene anche 15 giorni, dipende dalla cicatrizzazione della persona, ma sono più gestibili perché comunque di solito si fa il trattamento della palpebra superiore, è comunque una zona più coperta dell'occhio, non è. Ragazzi, scusate, parlando, non ci siamo accorte che abbiamo sforato la nostra ora. Quindi ho rifatto un'altra diretta. Aspetto di nuovo il collegamento con la dottoressa Noce e continueremo a parlare, anche se per poco, di blefaroplastica non chirurgica. Ok, mi sto collegando con la dottoressa. Vediamo l'argomento. Ok, siamo in attesa. Vi ricordo, ragazze, che questo trattamento io l'ho effettuato già 2 volte e mi sono trovata benissimo. Eccomi qui, eccoti qui, parlando, non ci siamo accorte che abbiamo sforato l'ora di diretta e quindi la diretta è finita e ho dovuto. Giorni interi Infatti, si potrebbe parlare per ore di queste cose, ragazzi. Poi noi amiamo parlare di questi argomenti e ci perdiamo senza guardare neanche più il tempo. ci perdiamo, cerchiamo di essere più Più concise. brevi e concise. Ok, stavamo dicendo quindi, perché io ho perso un attimino, stavamo parlando sempre di Mi chiedevi se blefaroplasti. Non capisco. il trattamento. Allora, se il paziente è disposto poi comunque ad avere questi giorni di guarigione così con le palpebre gonfie, non ci sono controindicazioni, si può fare. Però di solito io tratto le palpebre superiori, ma se il paziente desidera farlo, l'importante è che comunque poi stia a casa, perché è più difficile uscire con tutte le palpebre gonfie sopra, sotto, ma non ci sono problemi, si può assolutamente fare. Non. Certo, perché trattando la palpebra superiore e quella inferiore aumenterà il gonfiore, ci mancherebbe. Tanto, anche se comunque io faccio prendere delle medicine un po' naturali, delle sostanze drenanti che comunque aiutano a diminuire il gonfiore e quindi comunque drena velocemente, però capite bene che trattando palpebra superiore e palpebra inferiore, insomma, il problema del gonfiore è Allora, più. io che l'ho fatto personalmente posso dire che mi sono trovata molto bene, ho risolto il mio problema quasi subito, nell'immediato, l'ho fatto poi, l'ho rifatto dopo un anno, Ottimo. ok, l'ho rifatto dopo un anno e si può dire che il prossimo anno penso di non rifarlo perché ho mantenuto benissimo C'è la bisogno. mia palpebra. Ottimo, ottimo, Qua ci veramente. chiedono i costi, possiamo parlare un attimino di costi? Quanto Allora, costa orientativamente una seduta di blefaroplastica non chirurgica? di solito il costo si gira sui 300 euro, quindi comunque un costo assolutamente minore rispetto a una blefaroplastica tradizionale, quindi Assolutamente. mediamente i costi sono quelli, ecco. Vabbè, non è molto doloroso, No, basta perché si mettere comunque utilizzare. una crema anestetica, no, e poi è rapido, è un trattamento veloce, non è un trattamento eccessivamente lungo. E poi con la crema anestetica è superficiale, quindi non è un trattamento che è comunque impegnativo, ecco, anche dal punto di vista del dolore. Non è il dolore il problema, non si Lo sente niente. consigliamo sia su pelli chiare che su pelli scure? C'è qualche controindicazione? Allora, devo dire che la pelle del contorno degli occhi, delle palpebre in generale, non è una pelle che si iperpigmenta. Certo, il paziente non si deve poi esporre al sole, è chiaro, perché comunque sono delle bruciature, chiamiamole così, non è consigliabile se dopo aver fatto una blefaro non chirurgica si ritrova. Assolutamente, una pelle nuova, una pelle rigenerata, una pelle sensibile. Insomma, il paziente verrà educato sotto questo profilo e verrà, insomma, detto tutto quello che è i comportamenti che deve ottenere, insomma, sì.
quindi si può fare, però diciamo che d'estate non è molto consigliabile perché comunque già c'è caldo e una zona non può stare Io infatti ho ovviamente. fatto questo trattamento a ottobre, mi ricordo, ottobre-novembre, sì. È più opportuno farlo in inverno, assolutamente, perché poi c'è caldo, insomma il gonfiore è anche più accentuato in un periodo caldo, invece col freddo, insomma, è meglio, anche più confortevole per L'ultima la salute. domanda, questo è un trattamento che riesce più o meno a tutti? Ci sono delle persone che magari rimangono deluse da questo tipo di trattamento? Forse magari le persone che hanno delle aspettative troppo elevate, forse sì. Certo. Ripeto, non è una blefaroplastica chirurgia, cioè non vado, ma con tutti i benefici di questo, cioè non è, secondo me non è una limitazione, perché comunque una blefarochirurgica, se io asporto una pelle, della pelle e se poi non mi piace, se poi lo sguardo mi resta eccessivamente aperto, è un trattamento modulabile, nessuno impedisce di fare un ritocco, cioè se dovesse essere un risultato troppo moderato, si può tranquillamente fare un ritocco dopo i giusti mesi di attesa, di guarigione. Quindi devo dire che sono tutte contente. Chi lo fa è contento e spesso lo rifanno perché dice: ah, no, allora a questo punto voglio sistemare anche un pochino Come così. sono stata contenta io di averlo fatto, assolutamente, infatti l'ho ripetuto dopo un anno e continuerò a farlo laddove dovessi avere il problema. Allora, Sì, Antonella, sei stata chiarissima come sempre, grazie. ti ringrazio per questa bella diretta, per questa tua partecipazione, ti ringrazio di condividere il tuo sapere con tutte noi, con tutti noi. Grazie a voi e ripeto, sono comunque a disposizione anche dopo qualsiasi consiglio, qualsiasi dubbio voi abbiate, indipendentemente non è una cosa che vincola assolutamente. Chi ha voglia mi trova su Instagram Ricordiamo, nella parte. dottoressa Antonella Noce su Instagram, sì. Potete completamente, cioè, tranquillamente contattarmi per consulti via internet, cioè, non c'è problema. Noi ci rivediamo giovedì prossimo, stessa ora alle 18, e tratteremo a questo punto, decideremo se parlare di macchie della pelle e continuare a magari a parlare del viso o se parlare di corpo, cellulite, ritenzione idrica che ci chiedono in tante. Magari di questa cosa un attimino parleremo noi in privato e comunicheremo al più presto l'argomento della diretta e comunque affronteremo tutti gli argomenti da qua a fine lockdown, giusto? Esatto, per essere più belle nel momento in cui ci libereranno. Assolutamente, Sì, assolutamente. ragazze, perché è una cosa importante, io lo dico sempre, quando finirà tutto questo? Non usciamo peggiorate, al massimo usciamo per come eravamo, cerchiamo di non uscire troppo peggiorate, giusto Antonella? Finirà all'improvviso questa cosa, secondo me. Quindi, comunque, cominciamo a pensarci perché poi l'impatto sarà difficile, no? Se ci trascuriamo. E poi io comunque sono dell'idea che non esiste una stagionalità per prendersi cura di se stesse. Il vero risultato si ha quando lo si fa sempre nella manutenzione. È un benessere, deve essere un piacere, non deve essere riferito soltanto a devo andare a mare, devo uscire, adesso devo. Assolutamente. Ti dirò di più. Vado. Il primo mese, in effetti, pure io mi sono lasciata un po' andare con il cibo, ho mangiato cose che di solito non mangio, un po' abusato nelle porzioni, però non mi sono, mi sono sempre allenata. Cioè, io mi sono allenata tutti i giorni, diversificando il mio allenamento, ma tutti non ho saltato un giorno, ragazze. Ed è questo il segreto: diversificate i vostri allenamenti, ma allenatevi tutti i giorni e prendetevi cura di voi stesse sempre, sempre. Esatto. Ottimo consiglio, Brigi, ma tu sei maestra in questo. Guardatela, vedete quanto è bella. Comunque, E no. anche tu sei un meraviglioso esempio di questo, Antonella, perché noi non diciamo l'età, ma veramente le persone si confondono, secondo me. Dire questo, anzi, per me è un piacere perché comunque riflette la mia preparazione. Perché, in primis, i trattamenti che io propongo alle mie pazienti me li faccio io, quindi, comunque, tutto quello che vi propongo è già stato. Ma tu hai un viso così luminoso, così tonico, sei un bellissimo esempio di quello che proponi, dei tuoi trattamenti, Antonella. Allora, Grazie. noi ci rivediamo giovedì prossimo, ci salutiamo. Un Saluti a bacione a tutti, un bacione te. alto. Grazie. Una settimana vola. Continuiamo ad allenarci. Esatto, buona giornata.